Autostrada telematica l'avrà anche la Calabria, che anzi nei prossimi anni diventerà una regione all'avanguardia per navigazione in rete. Con i fondi europei saranno investiti quasi 30 milioni di euro nella fibra ottica e saranno garantiti gli accessi in rete anche nelle zone rurali. Ecco il servizio. Banda larga al via in Calabria. La regione ha siglato una convenzione con il Ministero per lo Sviluppo Economico per l'attuazione del piano di diffusione che prevede la realizzazione di infrastrutture in fibra ottica. L'attuazione degli interventi promossa dalla regione richiede un impegno finanziario di 28 milioni di euro, 23 dei quali saranno attinti dai fondi comunitari regionali. Il progetto consentirà la costruzione di 114 dorsali in fibra ottica e il raggiungimento in pratica di oltre 40.000 punti di accesso oggi non serviti dalla rete veloce. La creazione dell'autostrada telematica in Calabria ha tenuto in considerazione soprattutto le aree rurali, quelle cioè che fino ad oggi non hanno avuto garantito l'accesso alla rete. L'assessorato all'agricoltura, particolarmente interessato allo sviluppo di questa fetta del territorio, ha partecipato al progetto destinando ben 13 milioni di euro. Tempi di consegna dell'intero pacchetto, chiavi in mano, 24 mesi. Un lavoro che una volta ultimato assegnerà alla Calabria il titolo di regione all'avanguardia per quanto riguarda la rete telematica.